Wiggle, wiggle. Like. E salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo in un nuovo episodio di Happy Wheels. No. Ma chi è? Ma chi era? Oggi siamo su Minecraft. E salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi, come già avrete letto dal titolo, volevo fare praticamente una fornace automatica, ma la volevo fare praticamente renderla del tutto invisibile. La farò all'interno della mia casa, però prima di iniziare tutto ciò andiamo a governare i nostri animali, cioè più che altro a governare, a uccidere i nostri animali. Quindi andiamo qua dalle nostre mucchette. Ok, mucchette, vi do da mangiare tanti cuoricini. Allora ragazzi, approfitto intanto che sto dando da mangiare ai nostri animali per ringraziarvi, grazie di mille per i 300 iscritti, anche un po' di maialini, e grazie per i tanti like che lasciate, per i commenti. Mi raccomando ragazzi, spolliciate come sempre anche a questo nuovo episodio, seguite il canale, accendete la campanella e mi piacete così ragazzi, grandissimi. Ok, ora prendiamo le nostre carni, perfetto. Ok, e ora andiamo a prendere i nostri materiali per creare il circuito. Quello che ci serve innanzitutto è, allora, ovviamente dei bauli. Poi prendiamo, adesso ho una cornice, poi lì ne facciamo altre. Poi ci servirà un comparatore, alcuni pezzi di polvere di redstone, ovviamente una fornace. Ci serviranno tre gettatori. E serviranno anche delle tramogge. Ok, allora andiamo all'interno della nostra casa. Mi raccomando, anche qui ragazzi, mi raccomando un bel like a questo bellissimo video. Fatemi sapere anche voi come avete fatto la vostra fornace. Allora, io ho intenzione di crearla qua, tanto sarà un 3x3, quindi andiamo a rompere questi tre. Ok, che qua sopra andrà messa, andiamo a rompere anche questo per comodità. Ok, tanto qua sopra andranno messi praticamente le nostre, i nostri bauli, in questa maniera. Quindi possiamo togliere la terra sotto. Ok, perfetto. Togliamo un altro strato, perfetto. Quindi, allora, diciamo che la fornace andrà qua. Andrà sotto questo qua. Quindi mettiamo la nostra fornace qua. Ok. Poi mettiamo i nostri, la nostra tramoggia, una qua. Ok. Poi saliamo. Un'altra tramoggia andrà messa lì e un'altra tramoggia andrà messa qua. Ok, poi così abbiamo la caduta del nostro, dei nostri alimenti, abbiamo la caduta del carbone che andrà a alimentare la nostra, il nostro forno, e poi servirà qualcosa che li spinge sopra. Quindi possiamo iniziare a mettere i nostri gettatori in questa maniera. Sopra rompiamo questo. Ok, dopo li metto. Ok, e l'ultimo. Ok, perfetto. Posizioniamo la nostra terza cesta. Allora, ok ragazzi, praticamente mi stavo dimenticando di un piccolo particolare, che senza di quello non posso fare nulla. Quindi
Ci servirà un osservatore che mi sono dimenticato, quindi andiamo a prenderlo subito. Che l'osservatore ci servirà per attivare tutto il circuito dietro. Quindi eccolo qua il nostro osservatore. Un bocconcino che non fa mai male. Allora ragazzi, un altro particolare che avevo notato che stavo sbagliando era praticamente che non posso farlo davanti questo circuito perché mi bloccherebbe tutta la parte di sopra. E quindi qua abbiamo già cotto tutto quanto, abbiamo il nostro ingettatore con le nostre già cotolette cotte, però manca il circuito che ci fa sollevare il tutto e dobbiamo farlo dietro. Quindi come prima cosa dobbiamo mettere... allora ci servirà questo qua, sperando che non mi esce l'acqua. Ok, perfetto. Dobbiamo mettere il nostro comparatore qua, perfetto. Poi andiamo a mettere il nostro osservatore qua davanti, non in questa maniera però, andiamo a metterlo in un'altra maniera. Quindi ci servirà questo qua e questo qua neanche. Allora facciamo così. Ok, questo così. E poi il nostro gettatore. Sopra che dobbiamo metterlo di nuovo. Così, ok, perfetto, il nostro baule, perfetto. Riscendiamo. E ci servirà per completare il tutto. Dei pezzi di redstone che andremo a mettere. Uno qua. No, andremo a mettere. Ecco, come immaginavo. Anche qua cade tutto? No. Quindi andremo a mettere. Ok. Quindi ci serve un pezzo di redstone sopra. Qua. Ok. E un altro pezzo di redstone qua. Ma io se tolgo questo pezzo mi esce fuori tutta l'acqua. Quindi possiamo aprire qua un secondo e facciamo questo qua. Il nostro comparatore si è tolto, lo riprendiamo, lo rimettiamo qua, non in questa maniera, di nuovo, così, ok, ci siamo, lo attiviamo. In teoria dovrebbe funzionare. In teoria. Dobbiamo provare a prendere altro carbone. Sì, ha già funzionato perché sono saliti. Guardate, ragazzi. Perfetto, quindi possiamo andare a prendere altro carbone che dovrei averlo qua nella nostra farm di cactus. Ce l'ho qua, esatto. Ok, quindi andiamo a posizionare il nostro carbone qua. Le nostre fettine di manzo e cotolette quest'altra parte. Il tutto andrà in cottura nella nostra fornace. E in teoria tra poco dovrebbe salire il tutto. Vediamo se funziona, ragazzi. Aspettiamo qualche secondo. Eccola, 40 e così via. Quindi possiamo mettere il tutto. Qua possiamo mettere le nostre cornici. Qua
Possiamo ad esempio mettere la carne, che adesso non ce l'ho, la prendiamo una qua, perfetto. E ecco fatto. E ecco ragazzi la nostra fornace automatica. Ragazzi, per questo episodio è tutto, ho altri progetti in mente. Mi raccomando, come sempre, spolliciate, iscrivetevi al canale. E ragazzi, questo è tutto, ci becchiamo al prossimo episodio. Bella a tutti, ciao ragazzi.